Questa è una faccia di una persona che ha appena speso 10 euro su un gioco che con ogni probabilità sarà un indie di merda. Fate conto che sono ancora traumatizzato, dall'ultimo gioco che ho portato, in Sans. Mamma mia, mi sveglio nel cuore della notte e vedo lui, l'uomo ago che mi vuole pungere le chiappe. Ma a parte quello, che cos'è che andiamo a provare oggi? Oggi proveremo House of Nightmares, che già di per sé è un titolo davvero originale, un po' come Dark Killer. Facciamo un bel respiro e cominciamo la nostra avventura. Unreal Development Kit, contratto di licenza utente finale. Le condizioni di licenza per Unreal Engine 3 di cacca. Facendo clic sul pulsante accetta, si accettano i... Perché c'è questo avviso? Perché esiste? Non accetta, vabbè, deve accettare per forza, perché il gioco è stato creato in UDK Unreal Development Kit. Il gioco non ha un menu, cioè inizia così, cioè appari qua in questa stanza. Oddio, è un menu interattivo, perché non sapevano crearne uno, non sapevano. Ma che bel bordello, marcondirondirondello. Exit, quasi quasi, guarda, sarei tentato, perché siccome è difficile fare Alt F4, cioè ti mettono una porta apposta, vabbè, lo apprezzo. Questa porta qua dovrebbe essere il gioco, presumo. Load è chiuso. Options, ma è chiuso, cioè non ci puoi andare nemmeno, Per cui no, non è neppure un menu interattivo, neanche quello, perché non puoi entrare nelle fottute porte. L'unica porta accessibile sembra essere questa, mamma mia. Mamma mia. I would always have problems sleeping at night. I always had the same recurring nightmares. The first one was always the same. Uno che parla dei suoi incubi. I'd wake up on my couch in the middle of the night, get ready to watch movies. From there, things just got worse. A parte il volume basso, ma spiega che un tizio ha degli incubi, si sveglia la notte e si mette a guardare dei film. E quando iniziava a farlo le cose andavano peggiorando. Non spiega in che senso, ma sappiamo solo questo. Eccoci qua. Oddio, ma sono un nano? Oddio, sono un nano! Un divano enorme. Mamma mia! Oddio, la maniera da porta! Tutto grosso, ma c'è meno di un metro sono. Sarò un metro massimo, nemmeno. Oddio, proprio basso, Povero me. Quindi noi giochiamo nei panni di Diego il deformato, il nano. Un nano del giardino. Abbastanza buia questa stanza. Cioè ci sono tipo gli angoli, non vedi quasi nulla. Poi c'è una luce qua che non si sparge però qua giù. Tutto fatto male. Quello che sembra perlomeno essere un televisore. No, basta. Decisamente basta. Ma quanto sono brutti i modelli, mamma mia. Scontornati male, ombreggiati a cazzarola. Oddio, l'ho preso? Ho preso tipo una ciotola di patatine, popcorn, cos'era? Ah, ma mi sa che... Non è che devo guardare i film. Boh, non accade nulla. Vediamo se posso aprire le porte. Porta non si apre. Ah, questa si è aperta, oddio. Letto grande, tutto sproporzionato, è tutto fatto male. Ma io non me ne capacito, perché bastava avviare il gioco per capire che le cose non andavano bene. Scala di nuovo il mondo, il livello, non può... Cioè, sembra che sono alto 60 centimetri, ma veramente, ma guarda. Ma che... Ma 10 euro sta roba, 10 euro. Qua che te, qua... Quanto stirato, senza OV map, fatto a caso. I cassetti enormi, anche questi. Sto senza text, senza niente. 10 euro, io non mi fermerò mai a dire 10 euro. 10 euro, 10 euro. 10 euro. Cosa? Utilizzare la porta? Cosa intende? Mi sa, so che è già aperta, però continua a dirmi i premi per aprire, ovviamente. Siccome è fatto bene, ma questo è povero, È un frate, non ha nulla in casa, tutto spoglio. Proviamo ad andare qui. Ah, pure qui si apre.
Ah, ma il pa... Oddio! Arrivo malapena con il mento sulla tazza del cesso! Ma come l'avete fatto? Come l'avete ridotto? C'è un cesso... Cioè, ti immagini? Io sono qui, il cesso è... Ci entro dentro, una vasca è quasi il cesso. Oh mio Dio... No, vabbè, ma è sta roba da prendere e buttare via proprio così, eh. Altro che 10 euro, ma stiamo scherzando. No, ma in teoria qua, ragazzi, non mi servirebbe vedere altro. Non occorrerebbe indagare ulteriormente, ma forse c'è qualcosa... No, c'è già, in questi pochi istanti... Abbiamo la certezza che sia una schifezza. E non so neanche cosa fare, eh. Non so neanche cosa fare, quello è il problema. Sappiamo solo che avevamo degli incubi, ci siamo svegliati e che il protagonista ama guardarsi dei film. Ma qua posso... Ma non è che posso accendere qua? No. Se premo E non succede niente. Mi siedo con E. Oddio, ho posato il coso. Ma cos'è sta roba poi? Vomito? Che è successo? No, no, no. Partita la luce. Tutto buio. Ora mi perdo. Oddio, hanno lasciato la console del gioco. Oddio, posso aumentare il FOV, eh. Va, va, va. Ma scusa una cosa, eh. Se hanno lasciato la console, vuol dire... che hanno buildato, siccome me ne intendo un minimo io di Unreal Engine, vuol dire che hanno lasciato anche i comandi dello sviluppatore. Vediamo se l'hanno lasciati. L'hanno lasciato! Oddio! Oh mio Dio! L'hanno lasciati i comandi degli sviluppatori! Per vedere attraverso il muro, per eliminare le ombre! Ma come... Oh, oddio! Oddio, oddio, è la prima volta che vedo una cosa del genere, almeno da quel che ricordo. Ma cos'è sto porcaio? Vedi, ora ho messo la modalità senza ombre, vedo tutto nitido così, tutto chiaro. Ma se metto il wireframe, come si faceva? F7, vedi, puoi scorrere. Io posso vedere come andare avanti, perché guarda attraverso il muro, hai visto? Ma che cazzo, cosa c'è là in fondo? C'è un ragno deformato. Oddio, cos'è? La vedova nera. Tutto incriccato. Ma che cazzo, ma cos'è sto gioco? Oddio. Oh mio Dio. Mi sono buttato di sotto. Mi sa che sono morto, sono riapparso qua. No, ma come fa? Io non riesco neanche a buttarla sul ridere, eh. Ho grossi difficoltà, ragazzi, ho grossissime difficoltà. Anche perché ho speso 10 euro, quindi avendo speso questa cifra, volevo farci un video a tutti i costi, ma vedo che non contiene niente sto gioco. 10 euro per questo? Come faccio a superare il livello? Come faccio... Ma si può andare avanti? Che... Cioè, l'unica cosa che ho fatto è prendere la ciotola, posarla lì, e poi, boh... Si è aperto qua, è uscito il ragno, che però rimane immobile. Io non riesco a capire cos'altro ci sia da fare. Trapassa il letto. Trapassa tutto, proprio... Riavviamo questa opera d'arte, ma... Perché mi sa che sarà buggato. Allora, si è detto... Devo raccogliere questo. Portarlo là. Se si muove. Poi la luce si spegne. No? Anzi, vedi, si spegne. E non mi dice di fare altro. Appare il ragno. Ma non vedo un cazzo. E si inceppa la porta il ragno. No, ma è una schifezza, dai. Non si può un gioco così. Ma questo è il peggior gioco al mondo. Non può esistere una cosa peggiore ad un prezzo così alto. Per 10 euro, guarda, ti puoi comprare un sacco di robe su Steam, di giochi validi. Almeno in offerta sicuramente. Cioè io dovrei spendere 10 euro per uno schifo del genere. Non ho parole. Il problema è che il ragno si inceppa sempre alla porta. E se si inceppa mi sa che il gioco non va avanti. Ma perché qui... Ecco, funziona. Oddio, la modalità fantasma funziona. Perché lascio i comandi dell'engine, ma questi sono fuori di testa. Questi sono completamente fuori di testa. Questo è il gioco davvero meno conveniente al mondo. È impossibile trovare qualcosa a 10 euro che sia più brutto su Steam. Level. Oddio. Hands. Oddio! Dice ciò che scrivo. Questo gioco pensola.
Oh mio Dio, che scoperta! Zavazzi, Zavazzi, this game is as useful as a kippin' on a segway. Rotten game. Mamma mia, che disastro. Ma se va basso? Oddio, aspetta. La ciotola sospesa in aria. No, sono morto. Eh sì, Visto che non si può andare avanti, l'unico modo per vedere com'è il gioco è tramite un comando di console per cambiare livello. Ho trovato i nomi delle mappe belle elencate. Open Nightmare 2. Ce l'ho fatta, ce l'ho fatta! Oddio, quel suono predefinito del salto di Unreal Tournament 3, eh! Oddio, c'è pure Lo sapevo! Se premi F, cioè hanno lasciato tutto com'era. Oddio, è diventato Unreal Tournament il gioco. Vai il dodge jump. E se premi F fa finta di essere morto, proprio come Unreal 3. Vedi? Dance. Sono morto. E sono respawnato però, perché stiamo giocando a Unreal, sia chiaro. Oddio, che emozioni. Oddio, hanno lasciato l'inventario futuristico. Oddio, Dio ce l'ha. No, non ce l'ho, mannaggia l'arma se non lo usavo, Oh, 10 euro, 10 euro, spero, esploriamo per bene. Dove siamo? Cosa sarebbe sto cosa? Cos'è? Ah, se guardo in giù vedo un paio di cosi, cosa sono? Ora, se non ti sei scandalizzato vedendo questa roba a 10 euro, allora nulla ti può scandalizzare. Sei ufficialmente immune allo sterco. Leso. No, non posso più passare. Ah, rinasco. Ma mi sa che, guarda, stavolta sarà una delle pochissime volte che chiederò il rimborso, perché non è possibile. Non è proprio accettabile una cosa del genere per me. No, ho capito. Cos'è? Ma si sta muovendo sto pezzo di... Ma cos'è una manina? Ma serio? Ma che... Cos'è sto modello? Ma sbaglio o si muove? Ma questo è lo schermo del televisore. Carichiamo un altro livello, perché mi sa che qui quello che c'era da vedere l'abbiamo già visto. Allora, open. Vai. Ci troviamo in una valle marrone, sempre col robottino. 10 è soltanto un terrain editor stiracchiato senza nulla. Forse c'è qualcosa. Dai che c'è qualcosa. Dai, so che c'è qualcosa qua. No, dai. Non c'è niente. Come to mommy. Non c'è nulla da fare, tutta la valle vuota con quattro suoni, basta! Cambiamo di nuovo livello, allora, open, che altro c'è qui? Io veramente... Bah. Oh, by the way, senza texture. Still afraid of water? Fuck, he wore. Son of a bitch. Let's make this fucking quick. What the fuck did he mean by fucking friends? Have an asshole like that have friends? Tutto il terreno è acqua. Tutto il terreno è acqua qui? Ma cos'è? Papà, mi dai 5 euro! Ma per ora nessuno di questi livelli è stato completabile. Capito l'ironia? Cioè proprio non puoi, Girelli e basta. Vedi dove cazzo. Che...
ci sono le alghe sotto. Quindi tu in qualche modo dovresti scendere qua sotto, non si sa come, entrare qua. E poi qua ci sono delle scale, no? Che salgono qua in una stanza piena di pacchi. E poi che deve succedere qua, scusa? Ma levati di torno, ma proprio scompari dalla mia vista. Vai. Eccoci. Ma esiste uno di questi livelli completabile che si può vincere? Mi sa di... No, qui non posso neanche muovermi. Ma che video sto facendo oggi? Ma che video sto facendo? Non so più nemmeno io. Fourth floor con due R. Dai, portami da qualche parte. Oddio! La spina dorsale, bel design. Paths need to be rebuilt. Buona sapersi, A mio avviso ci sarebbero problemi ben più gravi, però almeno mi hai avvisato di una cosa che andrebbe corretta. Ah. Come fa ad arrivare su Steam? Come fa? Non è neanche... Non puoi fare niente in questo gioco. Non puoi fare proprio niente. Non c'è niente, serio. Non c'è niente. Non c'è niente in tutto il livello. Guarda, non ci sono modelli, non c'è niente. Come fai a vendere una cosa del genere? Perché lo fai? Uno arriva qui, no? Poi scende. E qui c'è un campo da calcio. Cioè, renditi conto, cioè. Che schifo. Ne buttati desserts. Cambiamo un'altra volta livello. Oh, ci stiamo finendo, ragazzi. Stiamo quasi per arrivare in fondo. Manca solo top floor. Sempre con due R, quindi non è un errore. Proprio pensava si scrivesse così. Oh, my head. Where the hell am I? Bella domanda. Non posso muovermi. What? My friends. I'm just so happy to be at our house. You see, he built this house just for shit. Every floor, I'm gonna get out of here, man. Designed purposely to remind you of your own memories of the past. Let's see what happens now. Che poi si sente malapena, dovrò alzare il volume tipo di 20 volte il normale. Che peccato. Oddio! Oddio! C'è la tabella del deathmatch! Ma dopo che scade il tempo che succede? Vinco? Dio! Questo è il peggior gioco dell'universo, ma sul serio! Ah, qua si scende nel bosco. Non vedo niente, perfetto. E ora? No, io lo chiedo il rimborso, lo chiedo. Me ne frega un cazzo, io di genere... Guarda, neanche questo funziona, neanche questo. Ma questi giocano a fare i giochi. C'è gente che gioca a fare i giochi. Giochiamo a facciamo un gioco su Steam, dai. E lo mettiamo a 10 euro, però, Oddio! Cioè, l'ho lasciato la mappa dentro, che si chiama UDK Front End Map, ovvero la mappa d'esempio, l'hanno lasciato nel gioco. Ma cioè questo menu è più bello di tutto il gioco in sé, ma di gran lunga. È più emozionante rispetto a tutto il resto del gioco, a tutto, tutto, tutto. Il mutated, low gravity, sì, tutto voglio. Oddio! Oddio! Il gioco è diventato improvvisamente bello. È diventato Unreal Tournament. Che mappa è? C'è nulla, non c'è proprio niente, uno spiano. No, ma perché i bot non ci sono? No, ora il momento della verità, Oddio! Oh mio Dio! Oh mio Dio proprio, oh mio Dio.
oddio, cioè, oddio, il gioco è Unreal Tournament, cioè, il gioco è diventato Unreal, cioè, tu puoi unirti, puoi stare in locale online le partite di questo gioco e giocare in multiplayer. Ma non era inteso, ovviamente, ma... Ne sono morto. Ma ti rendi conto, ma ti rendi conto. E Zeppo 89 vince la partita. Flawless victory. Sì. Tutto questo, signori, anche se in realtà non ci sarebbe assolutamente nulla, nulla di cui ridere. Qui c'è da piangere. Questo è la peggiore cosa, non gioco cosa, mai esistita su Steam in assoluto. Ripeto, in assoluto, non esiste qualcosa di peggio. E non viene rimosso, ancora lì a 10 euro, ancora in vendita. E adesso, dopo aver provato questa roba, dopo essere cascato nella loro trappola, dopo aver speso 10 euro, mi è venuta voglia di giocare a OT. La reazione di un tifoso ai mondiali.